Se si vuole impedire la partenza di un governo del Movimento 5 Stelle e della Lega, se si vuole impedire che parta un governo del cambiamento, e allora ce lo devono dire chiaramente, perché oggi lo hanno dimostrato. Io sono molto arrabbiato, potete immaginare quanto tempo abbiamo dedicato alla formazione di questo governo. Ci abbiamo messo 80, oltre 80 giorni. Stiamo lavorando da tanti giorni, da decine e decine di giorni, insieme non solo la parte politica del movimento, tecnici, legislativi, la comunicazione. Stiamo lavorando la mattina e la sera per assicurare un buon governo a questo paese. Ma la verità è che stanno facendo di tutto per non mandare il Movimento 5 Stelle al governo del paese. E quando io dico stanno, ci sono quelli che sperano, ci sono quelli che remano contro e ci sono quelli che si lasciano condizionare. E io non posso accettare che il ministro dell'economia italiano lo decidano o altre nazioni o quelle agenzie di rating che sono quelle che non ci hanno informato della crisi del 2007 facendo perdere risparmi a milioni di persone in tutto il mondo. Quelli là devono venire a decidere chi deve fare il ministro dell'economia di un governo del cambiamento. Non lo so nei prossimi mesi che cosa succederà. Noi ci siamo e ci sarà sempre il Movimento 5 Stelle, ma è chiaro che con una consapevolezza totalmente differente. Io voglio chiudere questo video leggendovi la lista dei ministri, perché è quella che Giuseppe Conte ha portato al Quirinale, ce l'ho qui, e adesso. Come conclusione di questo video vorrei leggervela perché non è una cosa da poco. Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio. Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Ministri senza portafoglio. Ai rapporti col Parlamento e alla democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. Alla pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, agli affari regionali e alle autonomie Enrica Stefani, al Sud, ministro per il Sud, senatrice Barbara Lezzi, ministro per la disabilità Lorenzo Fontana, ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale, qui avevamo messo un ambasciatore, Luca Gianzanti, ministro della giustizia Alfonso Bonafede, Ministro della Difesa, la nostra Elisabetta Trenta. Ministro dell'Economia e Finanze, Paolo Savona. Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Gianmarco Centinaio. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il professor Mauro Coltorti. Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il dottor Marco Bussetti. Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il dottor Alberto Bonisoli, indicato da me in campagna elettorale. Ministro della Salute, deputata Giulia Grillo. E sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Questa era la squadra di governo che domani mattina poteva giurare al Quirinale. Qual è la morale della favola? È che in questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Angelino Alfano. Puoi essere una persona sotto indagine per corruzione, puoi essere una persona che si è macchiata di reati anche legati alla pubblica amministrazione o alla infiltrazione della mafia nella pubblica amministrazione nello Stato e il ministro lo puoi fare. Ma se hai criticato l'euro e hai criticato l'Europa, non puoi permetterti neanche di pensare di fare il ministro dell'economia in Italia. Ma non finisce qui. Ciao.